Ah, voglio dire, è ancora più importante di questo appunto manpower, cioè il caporalato imprenditoriale, che negli anni 70 si poteva accedere ai posti di lavoro in un solo modo, attraverso il collocamento pubblico, numerico, controllato. C'era cioè un sistema trasparente di intervento, di anni, per cui l'azienda, infatti le aziende si arrabbiavano moltissimo, non potevano selezionare come volevano loro e non contavano, cioè le aziende dovevano prendere dalle liste ufficiali di collocamento sulle basi delle specializzazioni, si prendevano chi volevano, e non chi volevano, si prendevano chi volevano i lavoratori, e così, e questo era un enorme potere, infatti garantiva una trasparenza nella gestione del mercato del lavoro, ancora di più. Oggi l'avrebbe garantito in una situazione di caduta dell'occupazione, allora eravamo in una situazione quasi di piena occupazione, quindi immaginate. Ecco, quello però che volevo dire è che appunto le politiche liberiste, le politiche appunto di distruzione dei diritti sociali, hanno sempre avuto delle sperimentazioni. Prima è stata citata la Grecia è stata la cavia d'Europa, le politiche... Il titolo è come distruggere lo Stato sociale europeo. Bisogna sperimentarlo prima, perché non era semplice, ci voleva un piccolo paese. Avete visto che in questi giorni c'è l'aggressione proprio anche verbale nei confronti dei ministri greci, personali. Ieri hanno insultato Varoufakis, eccetera. C'è tutta questa cosa qui. Quindi ci voleva la violenza della forza non militare, ma altrettanto forte, di 500 milioni di abitanti rappresentati dalla Banca Centrale Europea, dai governi, eccetera, contro un paese di 10 milioni di abitanti. Questa è la sproporzione. Io penso che quando ripartirà la democrazia, il socialismo e la libertà, uno dei punti fondamentali sarà l'infamia della Grecia e tutti i governanti di destra e di sinistra che hanno contribuito al massacro della Grecia dovranno essere considerati come criminali. E io adesso non dico Norimberga, ma un processo Russell, almeno un tribunale Russell contro i criminali che hanno affamato la Grecia, sarebbe un primo atto di giustizia europea, a partire dal primo dei criminali che noi abbiamo, che è il governatore, presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, che li rappresenta in toto. È l'Albert Speer della criminalità economica, perché si presenta bene, non collabora, quindi da ergastolo magari, non da pena di morte, ma sicuramente un criminale di guerra, riconosciuto come tale. Quello che voglio dire è che le politiche economiche liberiste sono sempre state sperimentate in Grecia con questo livello di violenza. Se vogliamo ritornare ai primi anni 70, nel 73 ci fu il colpo di Stato in Cile, sanguinosissimo, una delle tirannie più terribili della storia moderna, non santificata dal fatto che Giovanni Paolo II poi sia andato sul balcone insieme a Pinochet a farsi applaudire e a santificarlo, è bene ricordare tutte queste cose. Con il colpo di Stato in Cile, l'uccisione fisica della sinistra e di tutti i sindacati, l'eliminazione fisica, la liquidazione, modello Franco per capirci, di tutto ciò che era di sinistra e sindacale conflitto in quel paese sperimenta per primo nell'Occidente le politiche liberiste. Non bisogna mai dimenticare che gli esperti economici di Pinochet non erano intellettuali corporativi, erano i Chicago Boys di Milton Friedman, che fornirono poi la materia intellettuale per tutte le politiche liberiste in tutto il mondo, in tutti gli anni, che le sperimentarono lì, perché è chiaro che quando tu sperimenti una politica nuova devi anche poter controllare gli effetti. È chiaro che dopo quelle politiche liberiste le hai fatte magari tenendo conto, la stessa cosa che per la Grecia, cioè noi stiamo facendo le stesse cose della Grecia, però dalla Grecia hanno imparato che bisogna farle più caute, con più finzioni, con più ideologia, eccetera eccetera. Tutta l'Europa sta seguendo la politica economica della Grecia, solo che la cavia greca è la stessa cosa servita alla cavia cilena. Faccio un ultimo esempio per arrivare alla conclusione evidente, polemica a cui
vogliono arrivare. Spesso si parla appunto del thatcherismo, eccetera. Il thatcherismo è stato ciò che più simile per quel paese, con quella tradizione liberale, al fascismo. Io ho avuto anche 30 anni fa la fortuna di poter vivere per un periodo nelle miniere del Galles, cioè portai una missione di solidarietà, mi ricordo ancora nella cittadina di Mardi, occupata dagli abitanti col povero con il loro pozzo chiuso, e io ricordo che l'Inghilterra di quel periodo era un paese in una guerra civile, sostanzialmente una guerra civile a bassa intensità, ma una guerra civile, con decine di migliaia di arresti, con polizie e servizi segreti scatenati, con scontri violentissimi. Durò un anno e mezzo. Fu una battaglia campale senza precedenti, che si concluse con la vittoria della signora Thatcher per scontro, per conflitto, e quindi con la svolta, diciamo, delle politiche liberiste. Ecco, se ricostruisco la storia italiana su come siamo arrivati qui, devo dire che certo che ci sono state lotte, inutile negare, battaglie, però devo anche dire che tutti i principali passaggi che ci hanno portato a questo disastro sono opera sanzionata, e questo conterà qualcosa, da accordi sindacali o da leggi fatte dai governi di centro-sinistra. Io non sono in galera, non esco da un campo di concentramento e vi vengo a raccontare come hanno massacrato. C'è stata un'operazione di gigantesca corruzione culturale e politica del nostro campo. Non si può saltare questo punto senza vedere la realtà. La distruzione dell'articolo 18 non l'ha fatta Berlusconi, l'ha fatta Monti per primo, Renzi e il PD, con la passività o addirittura il consenso di CGIL e CISL. Passività rispetto al job act attuale, consenso, lo ricordo sempre, rispetto al primo attacco all'articolo 18 che fu fatto dalla Monti Fornero, perché il primo devastazione dell'articolo 18 è stato fatto lì, e fu fatto con un accordo con CGIL e CISL, che dichiararono pubblicamente che era, ricordo allora ero ancora nel direttivo della CGIL, Susanna Camusso, che dichiarava che era un ottimo compromesso quello che aveva modificato l'articolo 18. Quindi si può fare tutta la storia, i cittadini, le pensioni, eccetera. Non c'è un passaggio della storia del nostro paese, del revisionismo sul lavoro degli ultimi 30 anni, che non sia sostanzialmente accompagnato dal consenso di CGIL e CISL e da leggi in gran parte fatte dai governi di centro-sinistra. I governi di centrodestra si sono limitati a fare manutenzioni o piccole accentuazioni, e quando anche hanno fatto accentuazioni dei governi di centro-sinistra, delle leggi, cioè peggioramenti, i governi di centro-sinistra successivi non le hanno mai corrette. Quindi siamo di fronte a una legislazione che è prima di tutto figlia della cultura di un certo tipo di centro-sinistra, di un certo tipo. Qual è questa cultura? È appunto l'idea che il lavoro non c'è, c'è l'impresa, che il lavoro esiste attraverso l'impresa. Adesso noi siamo abituati a sentirlo anche in maniera ridicola, perché abbiamo un ministro del lavoro che viene dalle cooperative, che nel suo discorso di insegnamento programmatico ha dichiarato sul Giovacca, ha fatto un elogio, non c'era il lavoro, c'era l'impresa. Il lavoro è una variabile dell'impresa, c'è l'impresa. Non fingiamo però che questi siano, diciamo così, berlusconiani infiltrati. Cioè, questo che dico, se no non combattiamo bene. Cioè, questi vengono e sono quelli che hanno fino adesso gestito il nostro campo. Questo è, io la sento tutta, io posso, credo che si possa ricostruire, è giusto poi, io, nessuno, non si, ognuno è responsabile dei suoi atti. I liberali che, diciamo, che negli anni 20, inizialmente guardavano con simpatia al fascismo, quasi tutti, poi molti di loro finirono
erano nei campi di prigionia del fascismo o addirittura furono uccisi, quindi a un certo punto ruppero. Quindi, ma questo, quindi bisogna distinguere, come si dice, il peccato dal peccatore. Spesso il peccatore ha la possibilità di riscattarsi, però il peccato va visto. Il peccato va visto.